5 gennaio, buongiorno, ben trovati con la prima edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. Piemonte nella morsa del freddo, con temperature polari in tutta la regione. Questa la situazione meteo che secondo gli esperti ci accompagnerà per tutta la settimana. Sentite. Dopo anni di inverni mitigati dal surriscaldamento globale, quest'anno il gelo è arrivato davvero. E dopo nevicate che non si vedevano tanto abbondanti da più di 30 anni, ora il nord è stretto in una morsa di freddo, con temperature polari che, secondo le previsioni meteorologiche, ci terranno compagnia anche nei prossimi giorni. A partire da oggi, infatti, dovrebbe aprirsi un periodo di intense gelate che durerà fino alla fine della settimana. Di notte le temperature scenderanno attorno ai meno 5 gradi e anche nelle ore del giorno la colonnina di Mercurio non salirà sopra lo zero. Insomma, è freddo polare su tutto il Piemonte. Le correnti d'aria provenienti dalla Scandinavia hanno fatto registrare minime comprese fra i meno 3 di Biella e i meno 9 di Cuneo. In alcuni casi il termometro è sceso più in basso. A Demonte, in Vallestura, la minima è arrivata a meno 15 gradi, ad Alla di Stura, nel Torinese, a meno 11, mentre a Varallo, in provincia di Vercelli, e a Camere, in provincia di Novara, il termometro è sceso rispettivamente fino a meno 9 e meno 8. E per domani è previsto un nuovo peggioramento su tutta la regione. Si battono i denti anche in Liguria, a Santo Stefano d'Aveto, sull'Appennino. La colonnina di Mercurio ha segnato la minima di meno 10 gradi e meno 12 a Rezzo Aglio e Rocca d'Aveto, e sulla vetta del Monte Bue si sono raggiunti meno 16 gradi. Il ghiaccio ha già portato con sé le prime vittime. Ieri nell'Astigiano il fondo stradale, reso scivoloso dalle basse temperature, ha fatto finire fuori strada una BMW, provocando la morte di due passeggeri, una donna macedone di 25 anni, incinta di 6 mesi, e un bulgaro di 24, e il ferimento di altre due persone. Rimaniamo in argomento. Neve e ghiaccio sulle strade del nord e del centro renderanno più difficoltoso del previsto il rientro degli italiani dalle vacanze. La Protezione Civile Nazionale consiglia a chi è in programma di tornare domani, il 6 gennaio, di anticipare il rientro, così da evitare il rischio di incorrere in possibili disagi sulle strade. L'irruzione di una perturbazione di origine polare sull'Europa centrale, rende noto il Dipartimento, favorirà a partire da domani condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. E cambiamo argomento. Il governo italiano faccia in fretta. Dopo quasi 2 mesi bisogna darsi una mossa e chiudere le trattative. L'appello di Don Fredo Olivero, direttore della pastorale torinese per i migranti. Dallo scorso 10 novembre sua sorella, Suor Maria Teresa Olivero, di 60 anni, è nelle mani di un gruppo di uomini armati che l'hanno rapita insieme a Suor Caterina Giraudo, di 67 anni, al confine tra Kenya e Somalia. Secondo le ultime informazioni fornite da Don Fredo, le due missionarie cuneesi del movimento contemplativo dei Focolt stanno bene e si trovano in un villaggio in Somalia, non molto lontano da Mogadiscio. Bagno di folla per i saldi della crisi. I primi 2 giorni di vendite a prezzi scontati a Torino hanno fatto registrare un vero e proprio record di presenze. Sono tante le persone che hanno approfittato degli sconti, soprattutto nel settore dell'abbigliamento, per fare compere. I negozi sono frequentati e gli acquisti ci sono, rivela un sondaggio della Confesercenti, anche se la gente spende meno e con più oculatezza. Il calo, secondo l'associazione, si attesterebbe intorno al 10%. La speranza dei commercianti resta comunque quella di salvare almeno in parte un Natale non certo entusiasmante. Le vendite, seppur non eccezionali come negli anni precedenti, saranno comunque una boccata d'ossigeno in un periodo di forte contrazione dei consumi. Presi d'assalto anche gli outlet, tempio degli acquisti sotto costo per eccellenza. 40.000 le persone in fila davanti all'ingresso di quello di Serravalle Scrivia, nell'Alessandrino, 80.000 le presenze registrate in quello di Mondovì. Secondo il presidente della Confesercenti del capoluogo piemontese, Giuseppe Bagnolesi, è presto per dare un giudizio definitivo, ma di solito le prime ore dei saldi fanno tendenza. Resta però la necessità di sostenere in modo duraturo i consumi, rilanciando una domanda fiacca da troppo tempo. Voltiamo pagina con la cronaca dalla provincia di Cuneo. Nella notte i carabinieri di Alba hanno arrestato, con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di armi, un 36enne disoccupato albese, già con diversi precedenti penali alle spalle. L'uomo ieri sera, in preda ai fumi dell'alcol, ha aggredito e accoltellato un medico 45enne dell'ospedale San Lazzaro, fuori da un locale del centro. Il medico era colpevole, a suo dire, della morte del padre, avvenuta alcuni anni fa in seguito ad un intervento chirurgico.
chirurgico. Le indagini hanno invece poi dimostrato che il medico non aveva neppure preso parte a quell'operazione. La vittima immediatamente soccorsa è fuori pericolo ed è ricoverata in ospedale, mentre l'aggressore si trova nel carcere di Alba. Ancora con la cronaca, parliamo di trasporti. Martedì ultimi voli dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi per Roma. Il servizio di linea non sarà più effettuato dal 7 gennaio 2009, lo aveva annunciato poco prima di Natale la compagnia austriaca Alps, titolare del servizio che lascia lo scalo cuneese per spostare gli aerei sulla tratta di Rimini, considerata più conveniente. I dirigenti della società che gestisce l'aeroporto di Levaldigi sperano ora nella continuità territoriale, che prevede voli a tariffe agevolate per i residenti grazie ad un contributo dello Stato. Si riaccendono le polemiche in grande per i disservizi sulle linee telefoniche. Dopo la nevicata di metà dicembre, in tutta la provincia fioccavano segnalazioni di sindaci e utenti in protesta perché sprovvisti da una settimana del servizio telefonico. Segnalazioni di linee interrotte disseminate a macchia di leopardo in tutta la provincia, da Castelletto Stura, dove ci sono 20 famiglie senza telefono, sindaco incluso, a Vicoforte, da Chianale a Paroldo, Castelnuovo di Ceve e Chiusapesio, Roccaforte Mondovì fino alla collina di Bra. A seconda delle zone funzionano più o meno bene i cellulari, ma non le linee fisse, indispensabili per molti commercianti, esercenti e utenti che si servono di fax o internet. Ieri mattina il presidente della provincia, Raffaele Costa, ha telefonato a Franco Barnabè, amministratore delegato di Telecom Italia, snocciolando la lunga lista di linee interrotte. Il numero 2 della compagnia telefonica ha assicurato che si sarebbe attivato per dare risposte e soluzioni tempestive. Per ora, chi segnala il guasto al 187 risponde una voce registrata, scusandosi per il ritardo dell'intervento in oggetto. Ancora una notizia dal cuneese: i carabinieri informano per prevenire su furti e truffe agli anziani. Anche a Vicoforte sono previsti gli incontri con la popolazione nell'ambito della campagna informativa promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo. Gli incontri, gestiti dal comandante della locale stazione dei carabinieri, si terranno nella sala polifunzionale di Via al Santuario venerdì 16 gennaio alle 16.30 e venerdì 30 gennaio alle 20.30. Ed ora, come ogni mattina, spazio al sole, la luna e i mercati del nostro almanacco del giorno. Oggi, lunedì 5 gennaio, è il quinto giorno del calendario gregoriano. Mancano 360 giorni alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 7.38 e tramonterà alle 16.52. La durata del giorno è dunque di 9 ore e 14 minuti. La luna sorgerà alle 11.47. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Amelia, che secondo la tradizione apparterebbe ad un gruppo di cristiani uccisi a Gerona, in Spagna, nel IV secolo, sotto la persecuzione di Diocleziano. Tra i personaggi celebri nati il 5 gennaio ricordiamo il filosofo Umberto Eco, il sovrano Juan Carlos I di Spagna, l'attrice statunitense Diane Keaton e l'attore e regista italiano Christian De Sica. Diamo come di consueto uno sguardo ai principali mercati del martedì in Piemonte e Liguria. In provincia di Torino il martedì è giorno di mercato a Bobbio Pellice, Buriasco, Cavour, Chieri, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Giorgio Canavese e Susa. Nell'Alessandrino Bancarella d'Alessandria e Novi Ligure, nell'Astigiano ad Asti e Castello d'Annone. In provincia di Cuneo invece giorno di mercato a Cuneo, Alba, Canale, Moretta, Saluzzo, Savigliano e Sommariva Bosco. In Liguria al martedì Bancarella di Ano Marina, Sanremo, Albisola e Spotorno. In chiusura il nostro proverbio del giorno in lingua piemontese: chi batte il can, batte il padrone. Chi batte il cane, batte il padrone. Lo scorso 1° agosto ho coronato uno dei miei più grandi sogni, salire sulla vetta del K2. Purtroppo però quell'impresa mi ha tolto 11 amici e tutte le dita dei piedi. Lo dice sul suo sito internet Marco Confortola, che domani sarà ospite di Casa Gran Paradiso a Ceresole Reale per raccontare la sua drammatica esperienza fra i ghiacci del K2. Si intitola proprio così, Fra i ghiacci del K2, l'incontro in programma alle 15 per il ciclo Uomini di Ghiaccio. L'alpinista ed esploratore, 38 anni, il prossimo 22 maggio ripercorrerà i tragici giorni di quella che gli esperti hanno definito come la più grande tragedia dell'alpinismo moderno.